possibile questo cagnaccio, dove si deve mettere a riposare, a dormire? Proprio davanti all'entrata qua. Lilli, abbi pazienza, fai qualcosa. Brutta bestia. Vedi che devi fare. Digli se si può spostare un attimo il tuo linguaggio. Forza, vai. Allora. Ehi. Gli devi dire, spostati. Vai, diglielo, spostati. Oh, glielo vuoi dire o no? Io non so, non conosco la lingua, brutta bestia. Niente, non ci passo neanche per la niente. Mamma. Lascia stare. Buongiorno da Casandrino, Luigi Di Donato di Casandrino, sul banco Sharp 22 pollici, slim perché è un poco più meno profondo degli altri, però come vediamo dal retro, vediamo che monta scheda Vestel Sharp, la marca ormai qua montano Vestel o tutta roba cinese. Apriamo il televisore, non dà segni di vita, apriamo, vediamo un po' il problema qual è. Nessun segno di vita, led spento, interruttore staccato. Qualcuno di voi adesso spera, cioè qualcuno di voi spera se gli capita il televisore che magari l'Ucraina, la donna di servizio è andata, dice, perché proprio l'Ucraina? Può essere un africano, può essere italiano, napoletano, cinese, che è il pulsante, ma invece anche premendo il pulsante il led ugualmente non si accende. Ecco qua, è centrale. Vabbè, apriamo e vediamo un po' la situazione. Tolto le viti, andiamo a rimuovere lo schienale. Ok, okay, questo non accenna. Ah, ecco qua. Attenzione, sembra non strappare niente, perché abbiamo sempre qualche piccolo fermo blocco carro. Allora, qua sullo schienale abbiamo sia l'interruttore che il cavo di rete. E solo questo è già stato aperto, perché mancavano due viti dallo schienale. Visto che non abbiamo nessun segno di vita, chiaramente andiamo direttamente sull'alimentazione a fare un'indagine. Noi vediamo i due connettori in uscita, uno di colore nero e uno di colore bianco, uno è quello là dell'interruttore. Quindi per facilitare la cosa, per evitare di andare poi a collegare l'interruttore, andremo a ponticellare il connettore di colore nero, in modo che il contatto resta chiuso e possiamo fare i primi controlli preliminari. Io già ho scaricato lo schema elettrico, già so tutto, però faccio finta di non sapere ancora niente per fare la sceneggiata, e cioè senza sceneggiata il filmato non viene bene. Chiaro che non si tratta di vera e propria sceneggiata, però un po' di ragionamento ci vuole, altrimenti poi si fa una cosa tra luce e via, cioè non è che si fa a indovinello qua. Una certa linea si deve seguire quando si fanno le riparazioni, un certo ragionamento, altrimenti si fanno le cose per non si sa nemmeno quello che si sta facendo. Come si fa un controllo preliminare veloce? Allora, come già ho detto, innanzitutto ponticellare P1, cioè quello là, che è l'uscita, l'entrata, diciamo, della chiusura dell'interruttore di rete, che poi è un interruttore unipolare, cazzo, ce l'hanno fatta fa. Poi dopo andiamo ad alimentare la scheda per poter capire se abbiamo qualche interruzione sul primario oppure no. Come facciamo a capire se abbiamo qualche interruzione? Molto semplice, per abbreviare, andiamo direttamente a controllare la tensione sui condensatori di filtro. Mi sposto piano piano, se no capisci che poi tu prendi un male di capo. Questi qua sono i condensatori di filtro che vanno a stabilizzare la tensione, a filtrare la tensione all'uscita del ponte di Grezzo. Quindi se abbiamo i 350 volt su questi, ai capi di questi condensatori, vuol dire che tutto il primario, cioè non tutto il primario, il filtraggio di rete è a posto. Dopodiché poi ci spostiamo ancora sul primario per controllare eventualmente qualche protezione, qualcosa, e poi dopo sul secondo. Se abbiamo detto la tensione ai capi dei condensatori di filtro dopo il ponte di Grezzo, vuol dire che o il pilotaggio non funziona, cioè il C700 non pilota il trasformatore, oppure abbiamo il secondario, qualche sovraccarico sul secondario di alimentazione, qualcosa che in corto, qualsiasi problema che potrebbe inchiodare il pilotaggio del trasformatore switching da parte di IC700. Vabbè, comunque abbiamo fatto il controllo, che è la cosa più importante, se no ci perdiamo in chiacchiere. Allora andiamo con i controlli preliminari. Tester
cinese, va abbastanza bene questo, Pro Stick, 1000 volte fondoscala. Io cazzo, ancora già fa, ancora devo ponticellare, ancora devo mettere il cavo, mi sono anticipato un po' troppo. Una volta che ho ponticellato l'interruttore, qua il connettore dell'interruttore, ho usato un coccodrillo, questo qua, per ponticellare velocemente, inserito il cavo di rete, alimentato la scheda, andiamo direttamente a testare il fondoscala 1000 volt e andiamo direttamente ai capi dei condensatori di filtro per capire, attenzione qua, che se andate in corto qua fa una botta, squagliate pure i fili del tester. Allora abbiamo 300 volt, quindi vuol dire che almeno fino al filtro qua, fino ai condensatori di filtro, non ci sono interruzioni. Quindi a quel punto, come già ho detto prima, subentra il pilotaggio oppure qualche sovraccarica. Adesso andiamo a testare qualcosa, qualche tensione in uscita, l'uscita dei diodi. Scendiamo la portata a 50 volt fondoscala e andiamo all'uscita di D712. È noto una protezione, non so se riuscite a vedere l'ago del tester, che va avanti e indietro, pulsa. Quindi vuol dire che ci troviamo davanti a una protezione, però non sempre quando fa così una protezione potrebbe anche essere sempre un problema di pilotaggio difettoso, che magari non ce la fa a reggere il carico ed entra in protezione. Altra uscita, 0. Io direi di fare una cosa, andiamo un attimo a controllare in ohm i diodi in uscita, così vediamo se c'è qualche corto lampante, qualcosa. Questo è un controllo preliminare, qualche corto. Togliamo la spina, andiamo a scaricare il condensatore. A questo punto, visto che il trasformatore è alimentato, cioè arriva la tensione di 300 volt sul pin numero 14, abbiamo detto che o non è pilotato oppure è in protezione tramite il. Allora, il secondario di alimentazione, come si evince dallo schema elettrico, è diviso in due. Abbiamo due sezioni, una alimenta 12 volt e l'altro 24 volt. Io quando ho messo il tester su D712 ho visto quella pulsazione, quella protezione. Adesso andiamo a testare in ohm tutti i diodi in modo di controllare se abbiamo un corto netto. Ugano sta sempre qua fuori, ma che cazzo, tanti posti andiamo a trovare davanti alla porta. Già so se i clienti che entrano, ci mancano sui cagnacci pure la porta. Allora stavo dicendo, è che state che non fa niente poi. Ma già ce ne siamo chiesti. Allora andiamo a testare i diodi in uscita. Chiaramente, se abbiamo un corto anche sui 12, non è che escono i 24, perché comunque il pilota, l'integrato pilota manda in protezione TR700. Allora, i diodi, come abbiamo visto dallo schema elettrico, sono in parallelo. Quindi andiamo, questi qua sono quelli che alimentano i 24 volt e corto non c'è. Ecco, per questo mi dava la protezione, qualcosa c'era anche se in protezione. Andiamo sui 12 volt, ecco qua, 0 ohm. Tutte e tre i diodi sono in parallelo e mi danno 0 ohm di resistenza, quindi è impossibile. C'è un corto netto, che in ogni caso mi dovrebbe, come questi sulla 24, se io alzo la resistenza qua, se vedete, mi dà la carica, la scarica, eccola là, vedete? La scarica del condensatore, dei condensatori di filtro, quindi un corto netto non c'è. È l'uscita dei 12 che è in corto. Andiamo a controllare. Sentiamo sempre che la spina è tolta, altrimenti facciamo la frittatina. Ohm per 1, e qua c'è l'inghippo, qua c'è il guasto. Abbiamo un corto netto sull'uscita dei 12 volt. I tre diodi sono in parallelo, quindi basta uno solo che va in corto, segnano corto anche gli altri. Quindi i 0 ohm sono segno di un corto netto, probabilmente uno dei tre che è in corto. Togliamo i diodi e testiamoli. Non sullo stampato, ma togliendoli, perché altrimenti andiamo a testare che nulla toglie se qualche corto in uscita di diodo e mi segna il diodo in corto. Quindi andiamo a togliere i diodi, alzarli così almeno per fare un controllo veloce, vedere quale dei tre è in corto.
A posto, ho tagliato un terminale DD 709 e vedo che il corto è proprio il centrale, il diodo centrale di 709. Infatti, isolando lo stesso, gli altri non mi segnano più il corto netto. Quindi uno solo dei tre che è andato al creatore. Io direi di fare una cosa, però di sostituirlo tutti e tre e buonanotte. Ma in agosto questo capino, che cacchio stai facendo qua? E tu che non dici niente, brutta bestiaccia! Ma che faccia? Wewe! Lilli, glielo vuoi dire che deve andare via da davanti alla porta qua? Ya, mangia una botta che sono a te. Vai! Mangiati! sei pure annoiato! Mannaggia! Sostituite 3, che diodo ho usato? Bipson 3,99, dovrebbe essere 1000 volt 3 A veloci, di fast, quindi vanno benissimo su uscita di questo alimentatore, su uscita switching. Vediamo un attimo, andiamo corrente, ripeto, Bipson 3,99, 3 A 1000 volt veloci, led rosso acceso, lampeggia, buon segno. Speriamo che va, e non c'è pure qualche problema sul... Ecco qua, è diventato verde. Vediamo, è bello, che è la Formula 1 qua. Vediamo un attimino solo. Eccolo qua, nessun segnale. Quindi è a posto. Chiudiamo tutto, vediamo un po' come si vede. Lo Sharp, adesso sto rifacendo la risintonizzazione, è lo stesso del mio monitor che ho qua con le telecamere. In effetti tutto quello che faccio con questo qua risponde anche all'altro. Uno è marcato Telefunken, l'altro Sharp. Questo evince come la Vestel sta incorporando tutte le marche possibili e immaginabili. Chiaramente va come monitor non ha l'antenna. Questo qua invece lo Sharp sta sinalizzando tutti i canali. A posto, questo è tutto. Luigi Di Donato di Casandrino, e non trovo più il portafoglio. E per caso hai visto il mio portafoglio? Dove sta? Mannaccia! Adesso hai visto? Lilli, poso il portafoglio. Lilli, poso il portafoglio. Lilli, poso il portafoglio. Poso il portafoglio. Lilli, tu rompi tutto, vieni qua. Cognaccio, cognaccio, andiamo, muzzo che Lilli, 5 euro, 10 euro, portafoglio, che ha brutto coso. Ah, aiaia, 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 ah, cognaccio, poso portafoglio, lascia il portafoglio, è mio, brutta belva. Lilli, non è possibile che devi rubare tutto, poso portafoglio, posa. Posa! Lascia!